Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul mio canale. Oggi proveremo assieme un bel po' di novità, visto che è da un po' che non registro un video per voi, ma direi di iniziare subito. Allora, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e oggi andremo a provare questi prodotti, ve li faccio vedere così a carrellata. Allora, come prima cosa, il nuovo fondo di Huda Beauty, il Fox Filter Luminous Matte, che sapete che è stato rifatto, cioè è uguale il pack e tutto, però è stato completamente riformulato perché quello precedente aveva ricevuto un sacco di critiche, era troppo pesante, effetto mascherone, infatti non l'avevo mai provato. Come mascara il nuovo di Lancôme, il Lash Idol. Io adoro il mascara di Lancôme, questo è nuovo, curiosissimo di provarlo, che è un mascara Lash Lifting Volumizing Mascara, quindi è sia liftante sia volumizzante. Poi andremo a provare i nuovi prodotti di Anastasia Beverly Hills, il Brow Frizz per le sopracciglia che dà quell'effetto un po' fluffy, un po' spettinato. Andremo a provarlo, mai provato. Tipo il So Brow, se qualcuno l'avesse usato, io non li ho mai usati questi prodotti. E poi, sempre della linea nuova di Anastasia Beverly Hills, l'illuminante, che mi sembra si chiama Eyes Out, una roba del genere. Ma iniziamo subito. Allora, del fondo di Huda dice che è life proof, quindi praticamente resiste alla vita, a tutto. Non è comedogenico, waterproof, super long wear, transfer proof, quindi non dovrebbe neanche lasciare sulla mascherina. Sweat proof, humidity proof, fade proof, cioè tutto, resiste a tutto e in più ha un effetto filtro luminoso. Io ho preso la colorazione shortbread 200B. Eccolo qui, spero sia giusta la colorazione perché io di questo, che è quello che ho uscito prima, che è il primo in stick, ho il 220N ed è troppo scuretto per me, quindi ho rifatto lo shade matching e mi dava questa colorazione, quindi speriamo. Però prima di applicarlo volevo mettere un po' di olio idratante, questo di Mulac, Lumix, velocissimamente. Tutto così col pump e direi che una sarà più che sufficiente perché da quanto ho visto è veramente mega coprente e anche mega denso. Vedete? Sì, non ha profumazione, non sa di niente. Si asciuga praticamente in 0,2. Forse sì, ne ho messo un po' poco. Vado a prendere ancora un pochino. Allora, first impression di averlo appena steso. Il colore va bene, anche se magari dalla fotocamera sembra troppo chiaro, ma va benissimo per me. Luminoso, sinceramente, io non lo vedo luminoso questo fondo, anzi lo vedo con un finish cipriato. Molto coprente, si asciuga subito. Vediamo dopo magari a effetto finito. Comunque così nulla di... non so, eclatante. Correttore. Vado a usare quello di Maybelline Instant Anti-Age. Allora, io non sento l'esigenza, sinceramente, di incipriarmi il viso, però diamo una spolverata generale. E utilizzo la cipria di By Terry, questa colorazione, che è illuminante, quindi va benissimo anche per chi ha la pelle secca e la trovate in tre colorazioni perché fa color correcting, non è che colora, però a parte che profuma di rosa come tutti i prodotti di By Terry, è perfetta per chi ha la pelle secca, io l'adoro, bellissima. Ecco, già così mi sento meglio, che uno dice metto la cipria mi secchisco, invece in questo caso mi sembra che ha dato un twist migliore al fondo. Detto ciò, buttiamoci subito sul Brow Wiz, raga. Allora, questo prodotto tutti l'acclamano,
Io sinceramente non li ho mai provati perché, come sapete, io ho le sopracciglia fini e me le vedete così, a parte che sarebbero da ritoccare da non so quanti mesi, ma a causa Covid non sono ancora riuscita a fare il ritocco. Detto ciò, ho la dermopigmentazione, il mio non è microblading. Come vedete è trasparente e lo andiamo a provare. Ho uno scovolino così. Vado a prendere un po' di prodotto e lo vado a mettere così e come vedo nei video le diciamo sparo in su. Andiamo in zoom un pochino. Ecco, io non lo so, non so se non vedo tutta questa efficacia, vedete, rispetto a questa. A parte che appunto le mie sono da correggere con un colore dentro, però ho visto un sacco di video di ragazzi che prima appunto usano questo, le fanno questa diciamo specie di laminazione, le sparano tutte in alto e poi le vanno a ritoccare appunto con la matita per le sopracciglia, proprio con la brow pen anche stessa di Anastasia. Però io rimango della mia personale opinione che secondo me questa tecnica adatta che ha proprio le sopracciglia folte, pelose, secondo me. Perché come vedete, guardate su di me, non lo so, cioè non vedo nulla di eclatante, vi assicuro che le ho sparate tutte in alto. Vedete? Allora ragazze, come qui ho ultimato la base. Ho usato il blush di Mesauda, che adoro, questo qui, questi Blush and Glow, eccolo lui, in questo caso è la colorazione Princess, che mi piace tantissimo, mentre su di occhi ho usato la palette di Jaclyn Hill per Morphe, e cos'altro? Ah niente, ho riempito le sopracciglia, perché sapete appunto che avendo il tatuaggio che se ne sta andando, io comunque le devo riempire, le riempisco sempre con la matita, con quella di Nabla. Quindi sono qui pronta per l'illuminante. Ah no, applichiamo, anzi no, prima l'illuminante, perché se metto prima mascara poi spruzzo il fissante di Morphe, che adoro, top. Andiamo a applicare l'illuminante dopo il mascara. Così togliamo tutta la polverosità. E raga, eccolo qui, sua maestà, Ice Out Highlighter. Eccolo qui. Allora, quando l'ho visto ho detto wow, che figo, però poi ho detto sì, ma bianco, cioè sarà chiarissimo. E invece no, perché non ha base colore logicamente, perché sennò chi potrebbe indossarlo illuminante così, raga, cioè nessuno, neanche la pelle più chiara al mondo. Quindi ha base colore trasparente con questi riflessi doratini. Quando è uscito l'anno scorso l'Amrazy, io non l'ho preso. E poi è andato sold out, sono introvabile, mi sono mangiata le mani, quindi questo l'ho preso subito. E ovviamente sono diversi, però guardate che bello. Bellissimo. Vabbè, proviamolo, apriamoci in chiacchiere. Guardate che magari sono un pochino. Bellissimo, raga. È veramente naturalissimo e mi piace perché si fonde perfettamente con la pelle e non lascia strisciate. Allora, vi devo dire la sincera verità: un sacco di illuminanti che a me piacciono, ad esempio quello di Moolak, che io adoro, quello nella palette Sassy, però effettivamente è vero, ti lascia un po' quell'effetto striscio perché essendoci dentro molta perla, logicamente è fatto boom, però. Invece questo è molto più naturale, vedete? Ed è bellissimo, stupendo. Ecco, questo qui ve lo stra consiglio rispetto a questo, cioè il Brow Wiz, però ragazze, Brow Freeze, scusate,
calcolate sempre le vostre sopracciglia. Quindi io do il mio giudizio in base alle mie sopracciglia e l'avete visto anche voi, cioè praticamente l'effetto è nullo. Quindi se avete sopracciglia tatuate in pochi peli, ve lo sconsiglio. Se avete delle sopracciglia già naturalmente folte, evidentemente può fare per voi quel prodotto, mentre l'illuminante da avere assolutamente. Mascara, guardate che figo, bellissimo anche il pack, tutto in oro rosa con la scritta così nera. E leggevo che dice che c'ha 360 micro bristles, come si chiamano i pettinini, e dicono che è una formula in gel che si rimuove facilmente ed è infuso con tè bianco, estratti di tè bianco. Effetto ciglia ventagli, effetto lifting, lunga tenuta, mascara volume. Proviamolo subito. Allora, lo scovolino è così. E direi di provarlo. Beh, devo dire che a me veramente, cioè trovare solo una mascara della Lancôme che non sia valido, secondo me è una difficile ricerca, perché tutti quelli che ho provato io sono molto belli. Questo mi piace. Eccomi qui, mascara applicato, mi piace veramente tantissimo. Guardate un po', che bello. Secondo me è veramente stupendo. Sto cadendo il gloss che voglio provare. Comunque volevo dire che è veramente stupendo, mi piace un sacco. E finiamo col gloss di Huda Beauty, lo Silk Balm. In realtà questo non l'ho comprato, mi hanno omaggiato con due di questi, che però se ne metto assieme due di questi diventa uno intero praticamente. E quindi proviamolo, perché non ho sempre parlato tutti bene di quello che tratta le labbra. Comunque dà un effetto gloss, penso che abbia anche i colori perché questo si chiama Blush Hydra Plumping Lip Balm. Va benissimo. Buono. E devo dire che non è appiccicoso. Il mio preferito sapete è quello di Dior, Lip Oil di Dior. Voilà. Ragazze, che dire? Facciamo un piccolo recap. Allora, primo prodotto, Huda. Lì per lì steso, sinceramente, non mi diceva tanto. Anzi, lo vedevo un po' troppo polveroso per essere un fondo liquido e lì per lì steso non mi ha fatto impazzire. Non so se con la combo della cipria di By Terry ha dato il meglio di sé, però a me questa base mi piace un sacco, veramente. Perché non ha assolutamente fatto maschera, sembra di non aver su niente. Come vedete il colore è perfettamente il mio, il 200B. E veramente il risultato finale mi piace, quindi sicuramente è merito anche del fondo. Quindi lo testerò ancora meglio. Poi, il Brow Frizz. Per me è bocciato, ragazze. Lo userò giusto per fissare sopracciglia come fosse un fissante normale, perché non mi ripeto, insomma, l'ho già detto. Mascara mi piace un sacco, anche perché ho terminato il Grandiose Extreme, che è sempre della Lancôme, quindi lui sarà il suo sostituto. Bellissimo. Ma l'illuminante, ragazze, secondo me è da avere. A parte il pack, stupendo, è bellissimo. Guardate che bello. Ed è veramente naturalissimo, mi piace tantissimo. Questi lip balm di Huda Beauty secondo me sono stra buoni. Certo, non so, non è nulla di eclatante, ragazzi, se avete già lucida labbra o comunque questo non è proprio lucida labbra perché ha un'azione anche curativa sulle labbra, per quello che mi piace, perché dà questo effetto come se su un gloss, però le va anche a idratare, quindi assolutamente approvato. Se non li avete provati, provateli. Non so se ci sono anche così in versione mini, non ve lo so dire. E niente, per oggi è tutto, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!